giustamente Alain ha sottolineato questo trattato più degli altri trattati, perché questo veramente è quello che ho chiamato la coventrizzazione dell'Italia. Perché allora abbiamo, sapete che questo trattato è diviso in il patto, cioè il patto di stabilità, che impone questi limiti di spesa pazzeschi, che sono adesso vengono ridotti addirittura neppure al 3% di deficit, ma allo 0,5% di deficit, e questo scalino del 60% del debito pubblico sul PIL, e questo è già una cosa, ma la cosa grave sono la parte che riguarda il correcting macroeconomic imbalances, cioè la parte che scatta automaticamente, è un automatismo, cioè è un meccanismo di denuncia degli stati che non rispettano i parametri stabiliti di zero spesa, sostanzialmente, di austerità, per cui la Commissione europea può denunciare agli stati, al Consiglio dei ministri, al Consiglio europeo, cioè i capi di Stato d'Europa, può denunciare un paese, il quale paese viene trascinato davanti alla Corte europea di giustizia. La Corte europea di giustizia ha potere di sentenza vincolante su qualsiasi paese aderente all'Unione, può imporre anche una multa dello 0,2% del prodotto interno lordo del paese, quindi sono miliardi di euro se il paese continua a rifiutarsi di obbedire. C'è la parte che riguarda, ancora più scandalosa, che riguarda il fatto che la Germania si riserva il diritto, ha inserito nel trattato, di poter denunciare un paese che non rispetta i parametri anche in assenza dell'azione della Commissione europea. Quindi sostanzialmente abbiamo un fiscal compact dove un paese, in assenza dell'opinione della Commissione europea, può denunciare un altro paese, per esempio l'Italia o per esempio la Grecia, e gli altri paesi, se ritengono questa azione unilaterale ingiusta, devono trovare una maggioranza qualificata per potersi opporre. Quindi maggioranza qualificata vuol dire che la possono qualificare al 51, al 58, al 60, al 70%, quello che sarà, lo vedremo nel marzo del 2013. Le ultime cose importantissime, vado veramente molto rapido perché il trattato è lungo, ma viene stabilito nella parte dell'Europatto, viene stabilito che la competitività del paese viene giudicata unicamente in funzione di riduzione dei salari privati e riduzione dei salari pubblici e produttività dei lavoratori, cioè vuol dire che un paese giudicato competitivo ha lavoratori che lavorano come delle bestie con i salari che calano. La sostenibilità della politica fiscale, che in italiano vuol dire tassi ma in economia vuol dire politica di spesa, viene giudicata in base alla spesa per previdenza sociale, quindi pensione eccetera, sanità, okay, e servizi pubblici. Okay, quindi se il paese viene giudicato troppo spendaccione su questi capitoli essenziali alla vita dei cittadini, viene sanzionato. E ultima cosa, il fiscal compact, non so se qui qualcuno l'ha notato, richiede anche che ci sia una revisione a livello nazionale della contrattazione salariale sindacale. Cioè si chiedono due cose in particolare: che ci sia più flessibilità nella contrattazione salariale e delocalizzazione della contrattazione salariale, che è successo in Italia pochi mesi fa. Ok, e questo è, diciamo, sostanzialmente uno specifico per dare un'idea di che razza di impatto può avere. Ultima cosa, naturalmente l'abbiamo visto, è la richiesta di inserire i parametri di spesa, cioè il pareggio di bilancio, quindi okay, di inserire lo strumento principale di impoverimento della società nelle costituzioni. Tutto questo poi richiesto da due lobby europee che avevano scritto il fiscal compact molti mesi prima di quando è stato passato. Adesso, scusate lo specifico, ma era importante ricordarlo a tutti. A ce che dit Paolo, je me permettrai